Siamo a bordo della Seat Leon 5F, allestimento FR, versione restyling, siamo in versione 2018, la 2000 turbo diesel 150 cavalli. Approfittiamo di questo raduno per testare questa macchina, gentilmente concessa in prova dalla Seat Co-Motors di Como, che mi ha prestato questa vettura per un test e per partecipare appunto a questo bellissimo raduno del gruppo Seat Leon 5F Italia, che si svolge a cavallo tra la provincia di Biella e la Valle d'Aosta. La vettura, per quanto mi riguarda, la conosco moltissimo, avendone avuta una simile, 2000 apprezzai il 2000 turbo diesel molto conosciuto del gruppo Volkswagen, 150 cavalli, oltre 350 Nm di coppia, sempre pronto, 6 marce, consumi bassi direi per le prestazioni che la macchina raggiunge. L'apprezzato telaio MQB del gruppo, in questa versione si sente benissimo, accoppiato a una gommatura Bridgestone, rende la macchina veramente precisa e divertente. Miglioramenti nella versione restyling: hanno cambiato parti dei fanali, anche gli interni hanno fatto delle modifiche, è sparito il freno a mano classico, hanno messo il tastino di accensione, hanno modificato l'impianto multimediale, l'hanno messo più grande, nuove dotazioni. La macchina da guidare è sempre la stessa, fantastica. Io adoro queste macchine molto guidabili, molto piantate per terra. Sapete, chi mi segue, nonostante le stia provando tante dei modaioli SUV, crossover che dir si voglia, io adoro le berline classiche. Quando guido una macchina come la Seat Leon sono veramente a casa. Quindi sono contentissimo di poterla portare in giro insieme agli amici del gruppo. Seguitemi, farò anche altri video. Vi saluto. Questa volta ho utilizzato una visuale diversa. Qui vediamo la macchina tranquillamente dietro alla carrovana di macchine, ci sono anche degli infiltrati che non hanno le Leon, ma sono dei carissimi amici. Seguitemi perché la prova sarà completa, verifichiamo tutti gli interni, le modifiche degli interni, le modifiche anche a livello di guidabilità. Ho trovato la taratura dello sterzo leggermente diversa rispetto alla versione che ho guidato io, mi sembra un pochino in versione sport più aggressiva, più presente, quindi è un altro fattore positivo. E proseguiamo questo test e questo giro per la provincia di Biella e per la Valle d'Aosta.